questa sera abbiamo qui con noi il professor Rosario Quaranta, che è stato dirigente scolastico, quindi un dirigente scolastico in pensione come me, non come professore Conte, non come Luca Di Presa, che invece ancora oggi è in servizio. Ha completato la sua formazione culturale a Roma, dove si è laureato in filosofia e in lettere, ed è specializzato in biblioteconomia e archivistica. Ha conseguito varie abilitazioni per la scuola media, per le scuole superiori, ha diretto per tantissimi anni alcune scuole medie, tra cui anche il CEPI, no? Francavilla, Villa Castelli e Carovigno, Grottaglie. È socio ordinario della Società di Storia Patria di Bari, del Centro di Studi Salentini di Lecce. Si interessa di argomenti storico-letterari e ha dato alle stampe molti volumi e saggi, tra i quali Tolti dall'oblio, Letterati del Seicento letterario, Alla scuola di Giambattista Vico, Uomini illustri, San Ciro a Grottaglie, Tradizione popolare, sempre a Grottaglie, Un prete brigante, Don Ciro a Nicchiarico, l'argomento di questa sera, Grottaglie nel tempo, Il tarantolismo pugliese, Il Carmine di Grottaglie e via via tante altre pubblicazioni. E io l'ho invitato e lo ringrazio per aver accettato immediatamente questo nostro invito per parlare di questa figura leggendaria, di cui anche a Ceglie ci sono arrivate le eco, e per i cacciatori cegliesi, per esempio, parlare dei monti di Papa Ciro è un fatto normale. Zone impenetrabili dei monti martinesi che si affacciano sulla vallata di Grottaglie, dove questo prete brigante si nascondeva e compiva le sue azioni. È una figura particolare del brigantaggio pugliese, non era nato certamente brigante, e anche se fu costretto dalle circostanze della vita di cui vi parlerà il professore Quaranta, e dovette poi svolgere questo ruolo, è un brigante pre-unitario, che significa prima dell'unità d'Italia. Dopo il congresso di Vienna con i Borboni che erano tornati nel loro regno, e per distinguere dal brigantaggio post-unitario, cioè quello che c'è stato dopo l'unità d'Italia, di cui abbiamo avuto sempre dell'eco anche a Ceglie, con Rosa Martinelli, Monaco e compagnia. Quindi questo è un altro degli incontri che stiamo svolgendo con l'Università della Terza Età, UNITRE. Abbiamo tante cose in pentola, tanti programmi si stanno svolgendo, e anche dopo la pausa natalizia riprenderemo con altre attività. Quindi la parola al professore Quaranta. Buonasera a tutti, è inutile che io dica che sono particolarmente contento di essere qui questa sera, anche perché conosco tanti cari amici, non solo il presidente della Vitre di Ceglie, ma anche il professore Di Presa, che preside a Villa Castelli, dove anche io sono stato tanti anni, poi vedo anche il professor Gaetano Scatigna, Minghetti, che di storia mi mastica molto più di me, quindi mi sento particolarmente onorato questa sera di stare in mezzo a voi e tanti altri cari amici. Ecco, io ringrazio già il professor Maggiore perché ha delineato, diciamo, l'assetto fondamentale del discorso di questa sera. Parleremo allora di un personaggio piuttosto importante del brigantaggio. Funziona? Però vedo che la mente è molto acustica.
scolastico, però è forse è preferibile, vabbè, quando poi mi siedo quando e poi lo utilizziamo. E quindi giustamente ha già subito chiarito che stiamo parlando di questo particolare brigantaggio anteriore all'unità italiana, che ha visto diverse manifestazioni appunto di brigantaggio più variegato, collegato in modo particolare, per quel che riguarda il discorso di questa sera, all'azione delle società segrete, in particolare la Carbonivia, che notoriamente anche nella nostra regione e in particolare nel Salento ebbe una vivacità piuttosto notevole, anzi eccessiva, come vedremo tra poco, proprio per il caso di Don Ciro Annichiarico, ma anche di tanti altri briganti, e tante società molto diverse fra l'una dall'altra, anche se diciamo rientravano tutte nell'alveo della Carbonivia, però c'era una distinzione notevole fra diverse società, ma di questo parleremo subito. Quello che preme però dire è questo, che di Ciro Annichiarico, giustamente il Presidente Maggiore ha detto, noto anche a Celli un po' dovunque per la sua azione un po' quasi leggendaria e mitica, e io mi sono interessato di questo personaggio dagli anni 90, perché studiando tante carte, in questo caso nell'archivio capitolare grottagliese, mi capitò anche di capitare alcuni documenti che lo riguardavano, tra l'altro alcuni inediti, e da lì poi è scattato l'interesse verso il personaggio, e del quale anche io avevo sentito parlare, avevo letto diverse cose, e avevo di questo personaggio una concezione un po' comune, quella comune del mitico brigante, grassatore, magari generoso oppure che violento, eccetera. Però poi, approfondendo bene il personaggio e anche l'ambiente dove è maturata la scelta del brigantaggio e quello che poi è venuto dopo, mi sono accorto che queste leggende, questo mito che l'aveva avvolto, in realtà corrisponde quasi specularmente a quella che è la realtà storica, nel senso che molte cose sono leggendarie, ma studiando la verità storica sono emerse tante altre figure, tanti altri avvenimenti, tanti altri momenti che ne fanno di questo personaggio davvero un personaggio interessante. Per cui recentemente, questa diciamo conversazione che ho l'onore di tenere qui questa sera tra voi, l'ho tenuta un mesetto fa a Grottaglie, ed è finalizzata a puntualizzare proprio questo, cioè l'importanza di alcuni personaggi del nostro territorio che sono stati, diciamo, parzialmente o trascurati oppure avvolti dalla leggenda e liquidati in questo modo, il caso di Don Ciro Annichiarico. In realtà, andiamo subito all'argomento, il personaggio di questo territorio, che insomma, Grottaglie, insomma, Castelli, Celli, Francavilla, siamo tutti quanti praticamente conterranei, è un personaggio invece molto interessante, ancorché intrigante ovviamente per le vicende che adesso racconteremo. E pensate un po', di questo personaggio nella letteratura, nella bibliografia specifica, quella storica, se ne è parlato diciamo molto tardivamente in Italia, a partire, ad essere generosi, dalla metà dell'Ottocento. Ma più o meno dalla fine dell'Ottocento si è cominciato a trattare di questo personaggio. La cosa importante invece qual è stata, ed è quello che ho cercato in questi mesi di veicolare anche sugli organi di stampa, anche nelle pubblicazioni, è che questo personaggio ha incontrato interesse molto spiccato, notevole, fuori dell'ambiente italiano, immediatamente dopo la sua morte. Allora, per avere le idee chiare, possiamo dire che Don Ciro Annichiarico nasce nel 1775 a Grottaglie, ecco, diventa sacerdote nel 1799, svolge l'attività sacerdotale pochi anni, poi incorre in un episodio che adesso vedremo, che poi lo obbliga a diventare praticamente brigante. E di qui poi viene tutta la storia avventurosa di questo personaggio. E allora ecco il titolo di questa conversazione, quando la verità storica è più straordinaria del romanzo, cioè della finzione, e lo vedremo perché. Quindi l'ambientazione, vedete qui c'è un'immagine appunto di quegli anni, è una raffigurazione della Terra d'Otranto nel 1807, ed è tratta questa dal Pacelli, dalla Tranta del Pacelli, dove vediamo, ecco, la configurazione
del Teratotranto in quegli anni. Potete già intravedere, insomma, Grottagli, ma poi c'è Francavilla, Celli un po' e Ostuni al confine quasi con la terra di Bari. Ora, le vicende del Brigante si svolgeranno in pratica in questa zona del Salento superiore, anche se la sua azione come di brigantaggio politico poi si svilupperà anche nell'intero Salento e anche in parte del Barese, del Materano. Partiamo allora dall'origine, dal contesto ambientale. Nasce, abbiamo detto, a Grottaglie nel 1775, qui intravediamo una immagine del grande castello episcopio grottagliese, che come potete leggere è il simbolo dell'antica potestà feudale ecclesiastica, alla quale, che cosa molto rara, sono stati rarissimi questi casi in cui si sono abbinate due giurisdizioni, quella ecclesiastica e quella laica, il caso di Grottaglie in particolare, che dipendeva dall'autorità vescovile e da quella anche laica dei vari principi che si susseguirono nel tempo. Questa è la chiesa madre grottagliese, la collegiata, laddove l'Annicchiari, come vedete, dal 799, anno fatidico, lui prese messa proprio in quell'anno, venne consacrato dal celebre Monsignor Capecelato, famosissimo, e anche per le vicende storiche e personali nell'ambito del periodo francese, ma anche borbonico, e fino a pochissimi anni esercitò, vedete, dal 799 all'803, perché nel 1803 succede il fatto che adesso spiegheremo. Ecco, di Ciro Annicchiari, pensando un po' nella bibliografia, ma anche la più recente, non si conosceva addirittura neanche l'anno, non l'anno, si diceva attorno al 1775. Qualcuno più precisamente dice sì, nel 17, però nessuno aveva avuto l'idea di andare a trovare l'atto di nascita che qui vediamo. L'atto di nascita particolare, perché vedete, è un comunissimo atto di nascita che si ritrova nei registri parrocchiali ovviamente, e però sotto il nome a sinistra vedete c'è già la conclusione della vicenda umana di questo personaggio, la nascita, e sotto c'è obit Francavilla die octava mensis febbraio eccetera, cioè morì a Francavilla l'8 di febbraio del 1818. Annotazione ovviamente perché è morto fuori terra, e quindi giustamente, correttamente, il sacrista annotò anche questo fatto che lui morì a Francavilla. Non specifica il perché ovviamente, ma poi vedremo noi di che cosa si tratta. Questo è il coro della collegiata dove egli, quindi non presumibile, sicuramente esercitò con un certo anche una certa bravura ed impegno. Pensate, venne fatto subito maestro di canto gregoriano per i chierici del paese, venne nominato responsabile delle masserie, delle campagne del capitolo, poi anche procuratore dei morti, quindi come potete osservare ebbe subito un ruolo di primo piano nel capitolo, ma purtroppo, vedete, questa è proprio la sua grafia, questo è un registro appunto dei morti che egli annotava in qualità di procuratore dei morti, che a un certo punto si interrompe. E vedete una cosa impressionante che anche a me colpì quando aprì questo registro, che in questa pagina dove poi lui termina di scrivere si nota questa macchia di inchiostro, quasi un triste presagio di qualcosa che chissà che cosa era accaduto, e difatti era accaduto qualcosa. Siamo nel 1803 e il procuratore, quindi dei morti, Don Ciro Annicchiari, un brillante sacerdote della fazione giacobina in quel tempo, sapete, anche a Celli era la stessa cosa, c'erano i giacobini, c'erano i realisti, lui apparteneva alla fazione giacobina, ecco, incorre in un episodio davvero grave. E per motivi di gelosia, perché sì, noi abbiamo immaginato quel pittore quando a suo tempo facevamo il primo volume sulle prede del Brigante, per motivi di gelosia egli viene incolpato di un omicidio che si consuma la notte del 16 di luglio del 1803 sotto un arco oscuro della Madonna del Lume, nel centro, pieno centro storico di Grottaglie. Un incappucciato, che allora li chiamavano i Policinelli, ed erano anche perseguiti, ma lo facevano lo stesso per nascondere la propria identità, pugnala a morte un figlio giovanissimo di 21 anni, chierico suddiacono, appartenente a una famiglia benestante, tra le più ricche del paese, dei Motolese, che a causa di queste ferite poi muore il giorno dopo e poi vengono fatti. Di questo omicidio venne incolpato subito l'Annicchiari per via della tresca amorosa che legava lui ad una donna chiamata Antonia la Cucciola di Francavilla,
vedova francavillese giovanissima molto bella, che però concedeva anche i suoi favori ad altri, quindi anche al Motolese. Allora, questo fece subito scattare ovviamente il sospetto che l'autore fosse stato lui. Poi ci furono delle testimonianze, non sappiamo se dei ritiri o meno, per cui egli venne condannato a 15 anni di ferri, quindi venne poi portato a Lecce, scappò poi da Lecce, come adesso vedremo. Ovviamente io la parte biografica ve la sintetizzo al massimo, perché mi interessa la seconda parte, quella poi politica ma anche bibliografica. Dal carcere di Lecce scappa diverse volte, sapete, poi subito dopo la sua morte ci fu un suo nemico personale, da un punto di vista politico ovviamente, che scrisse una storia, non scrisse, cantava per i paesi la storia appunto di Don Ciro Annicchiario al modo dei cantastorie, e quindi una sequenza di oltre 800 versi in dialetto grottagliese, dove narrava appunto la storia di Don Ciro, molto importante da un punto di vista storico, come poi venne appurato da storici importanti come Pietro Palumbo ed altri, ai fini appunto della ricostruzione del personaggio. Vi leggo solo questi due versi, questi pochi versi, perché ovviamente non conviene, ma in dialetto grottagliese, credo è un po' diverso dal cendiese, però sostanzialmente penso che lo capirete. Allora, vedete, perché Don Ciro Annicchiario scappa dal carcere di Lecce? Ma il saggio Leonardo Arcadio, così si chiamava il poetastro, no, in questione, e disse: ma guardate, questa è la natura delle carcerate, che non si può chiamare che traditore. La ceddo in tra la caggia stesirrato, sempre circa anno ste cussinesse fuori. E così Don Ciro faceva una pinzata, cussinesse fuori della prigione, Nabito si procura d'avvocato e la fortuna gli ciò a favore. Ovviamente scappa travestito d'avvocato, è facile intuire che avesse delle connivenze nell'intendenza leccese, ma fuggì diverso, poi venne ripreso. Anni terribili, noi oggi pensiamo che siano anni difficili, ma quegli anni a cavallo tra il 1799 e il 1810-15 furono anni veramente terribili nella nostra zona e in tutto il meridione, in particolare nel Salento. Comunque qui abbiamo, si succedono ovviamente tante rivoluzioni di carattere socio-economico, politico, vengono i francesi, qui tornano, poi ritornano, ci fu una confusione giurisdizionale, sociale e politica. Qui vediamo per esempio il primo re del napoleonico nel Regno di Napoli, Giuseppe Napoleone, al quale si devono molte cose delle quali siamo ancora debitori, pensiamo al catasto, pensiamo all'abolizione della feudalità, pensiamo alla soppressione, alla prima soppressione religiosa, almeno i primi tentativi, quindi il personaggio importante. In questi anni della venuta dei francesi, l'Annicchiarico, scappato da Lecce, non ebbe praticamente nessuno che gli dà fastidio, quindi era spalleggiato com'era dagli amici filo francesi giacobini, e quindi tornò addirittura in paese e nessuno gli dava fastidio. Ovviamente questa cosa non era molto gradita al padre dell'ucciso, il quale giustamente premeva perché venisse mandato un nuovo, emanato un nuovo mandato di cattura per l'Annicchiarico, che avvenne effettivamente, e addirittura intervenne nelle nostre zone il generale Ottavì, un corso che appunto venne allo scopo di catturare Annicchiarico, ma non ci riuscì. Ci fu invece un altro tentativo di arrestarlo e di prenderlo, e fu un tranello. Ecco, qui questa immagine ci spiega che cosa accadde. La guarnigione francese di Stanza Grottaglie, d'accordo con i motolesi e con altro, organizzarono questo tranello, ecco, in una bettola di una donna, anche questa poco di buono, per poter diciamo approfittare di una serata magari conviviale, quando con sicurezza l'Annicchiario fosse stato presente, e un segnale stabilito, quindi intervenire, fare fuoco oppure prenderlo da lui. La cosa andò male, perché ci fu, è vero, il tentativo di irruzione e di sparare, quindi ci furono degli spari, però non colpirono l'Annicchiarico, colpirono il fratello che morì, Emanuele, e quindi questo che cosa comportò? Che l'Annicchiarico scappò e ci fu la vendetta con l'uccisione del vecchio Motolese, come qui vediamo.
un'altra vendetta perpetrata personalmente, almeno così si disse, dall'Annichiarico. A questo punto è ovvio che per lui non c'era più spazio, diciamo, di una vita normale, sociale nel paese, per cui l'unica soluzione poteva essere, diciamo, abbracciare la vita del brigante. E quindi, dicendo munno, addio sorte, non spero avecchio libertà, mentre la sua vita, suo destino porta, secca fa comitia, con genti armati. Ossia, scappa, sa che ormai non è più gradito nella società e quindi l'unica cosa che può fare è accodarsi, inserirsi in questa società brigantesca e darsi alla vita del brigante, che inizialmente fu una vita del classico brigante, del malandrino, del volgare malandrino che magari razziava le masserie, derubava, commetteva delle violenze. Poi vedremo che in un secondo momento cambierà radicalmente, perché l'Annichiarico, forte del prestigio che aveva all'interno di queste società carbonare nella quale si era infiltrato, ecco che cambia radicalmente il suo brigantaggio, che da brigantaggio comune diventa brigantaggio politico. E qui il discorso sulle società segrete. La carboneria è un denominatore comune. Tradizionalmente alla carboneria si contrappone la calderia, cioè i calderari, ma non parleremo ovviamente di questo. All'interno della carboneria nel Salento c'erano varie società, c'erano i Filadelfi, c'erano i Decisi, c'erano i Patriotti Europei, e tutti accomunati ovviamente dall'idea di sovvertire comunque qualcosa, fare chiasso, nel modo diverso. C'erano i più violenti, c'erano i più ragionevoli, i classici carbonari che erano più, e gli altri un poco più irruenti. Una società più irruente, più pericolosa, era quella dei Decisi, una società di origine locale, diciamo, era sorta a Francavilla, poi presa in pugno dall'Annichiarico, che ne divenne, diciamo, il capo indiscusso, ed era anche la più pericolosa. Qui vediamo adesso in questa immagine, in questa litografia, un drappello di carbonari. Qui vi faccio vedere anche alcune immagini importanti delle patenti e dei documenti importanti dei carbonari di quel tempo. Sono documenti che già parlano un po' da soli. Vedete la simbologia che in queste carte si manifesta abbastanza semplicemente, ci fa capire che si trattava appunto di società legate in buona parte alla massoneria di origine francese che era stata installata nelle nostre zone. Vedete i vari simboli che si mescolano tra quelli religiosi e quelli, diciamo, classicamente massonici. San Teobaldo, croci, scale, eccetera, però ci sono poi i fasci vittori, le vendite, eccetera, no? E così anche in questa patente di Maestro Carbonaro, allo stesso modo, sono tutte patenti di carattere locale, cioè del Salento. Vedete anche questo, che invece è la copia di una patente a stampa dei Patriotti Europei Riformati, datata anche questa da Lecce. Questa invece della società dei Filadelfi, e questa invece è la patente che si rilasciava a chi si affiliava alla società dei Decisi. Fra le varie patenti è la più impressionante, perché già di per sé propone quello che era il contesto, ma anche il messaggio che voleva lanciare, un messaggio di terrore e di morte, di lutto, vedete, e quindi di tristezza. Ai quattro angoli simboli funebri, teschi e tibie, con queste parole che rappresentavano un programma. E difatti molte azioni delittuose di quel periodo vennero commesse appunto dai Decisi, ma anche dalle altre società, ma in particolare dai Decisi, per cui si indirizzò subito da parte delle amministrazioni, non solo, ma anche del governo e dell'autorità giudiziaria, l'interesse verso queste società e in modo particolare su questa dei Decisi, che era veramente una società impressionante. Vedete, agli affiliati
ve lo leggo così, è più semplice anche. Si concedeva una patente scritta col sangue, alcune parole anche prima, vedete, erano in rosso, come si appurò, erano state scritte col sangue, che tra testi e tibie aveva come motto il programma le parole tristezza, morte, terrore e lutto. C'erano disegnati i simboli della massoneria, vabbè, queste cose le abbiamo già detto, con quelle formule, con quelle abbreviazioni, vedete, di tutte queste cose, però il programma è proprio qui, la decisione, qui decisi, la decisione del tuonante Giove inspira a fare guerra contro i tiranni dell'umano genere. Terrore e decisione, poche parole però molto efficaci e molto impressionanti. E quindi questo era il programma dei decisi. E anche a questo proposito il brigante Annicchiarico, che comunque non era abbiamo visto che era un personaggio importante anche da un punto di vista, ecco, sociale ma anche culturale, come vedremo ancora meglio dopo, ebbe modo di propagare le sue idee. Quali erano le idee dell'Annicchiarico? In consonanza in parte anche con quelle delle altre società segrete. Quella, vedete, un programma un po' confuso della verità, perché rientravano concezioni di carattere religioso, politico e anche culturale, tradizionale, un po' affastellate nella sua mente fin dalla giovinezza. Il programma che abbiamo visto sopra, compendiato nella patente dei decisi, e aveva anche altri ovviamente risvolti con altri bigliettini che si chiamano incendiari, cioè si usava anche far circolare questi bigliettini con i messaggi più o meno chiari di quello che si voleva ottenere. E questi bigliettini incendiari contro il governo, in questo caso borbonico, erano intestati in questo modo: in nome della grande assemblea nazionale dell'ex regno di Napoli, o piuttosto dell'Europa intera, pace e salute. Allora, erano un po' davvero precursori dei tempi, e l'Annicchiarico, come sappiamo, è abbastanza noto, aveva, diciamo, anche come suo messaggio politico quello di instaurare una repubblica nel Salento, la repubblica, cioè salentina, che sarebbe stato il primo anello di una più grande repubblica europea, non italiana, europea. Forse oggi, a pensarci bene, non so, di Europa ne stiamo parlando, forse no, in un certo modo, per qualcuno c'è un pentimento, però voglio dire, no? Però pensate un po', questo brigante che caldeggia quest'utopia, che allora effettivamente venne giudicata come un'utopia, una pazzia, che in realtà poi nella storia si è verificata e si sta completando, nel bene o nel male, insomma, questo è un discorso diverso, ai nostri giorni. Questa è una cosa molto curiosa. E poi qui ovviamente il programma prevedeva, l'ordine sarebbe fondato sulla Delfia, sappiamo già, la fratellanza, la filantropia, il patriottismo europeo, eccetera, eccetera. Ora, questo era Annicchiarico, allora non un semplice volgare malandrino, ma un vero e proprio personaggio politico di una certa levatura, se è vero, come è stato vero, che a lui tutte le sette che si riunirono poi a Galatina nel 1817 affidarono il compito di organizzare l'insurrezione militare, cosa che andò a finire male ovviamente, e quindi di mandarono avanti questo masnadiero, questa abate Annicchiarico, che per la verità era culturalmente preparato, anche forse un personaggio di spicco, ma non aveva doti ovviamente, no, di comando militare, per cui fallì poi miseramente. Nel frattempo però la preoccupazione maggiore veniva per quanto riguarda le Puglie nei confronti del governo centrale, proprio dalla provincia di Lecce, dal Salento. L'intendente di Lecce replicatamente parlava e chiedeva al governo di intervenire perché la situazione precipitava, c'erano quotidianamente quasi omicidi nelle varie zone del Salento, Lecce, ma anche nelle nostre zone. Io, leggendo anche, non lo so, a Ceglie, però anche a Grottaglie, in quel periodo, molti morti con una solita notazione, interfectus, cioè ucciso. Ovviamente non si dice perché, però trovare tanti
morti imperfetti, cioè uccisi. E la Schellenzagen era veramente un periodo molto triste, decine di persone con questa dizione a capo. Addirittura anche un altro diacono venne ucciso. Quindi era un momento terribile perché si erano acuite le differenze fra i due gruppi fondamentali del paese, credo che la stessa cosa accadeva anche qui, tra cioè giacobini e realisti, che poi sfociavano in queste vendette, in queste guerre, alle quali poi si aggiungevano le violenze delle orde brigantesche, non solo dell'Annichiari, ma forse anche di altri. Il governo centrale, Ferdinando, che era rientrato a Napoli, pressato appunto da questo, emana con dei decreti molto severi. In questo caso vediamo il decreto per il forbando dei banditi, appunto, che infestavano il regno, e di conseguenza vediamo, questo è il decreto di forbando proprio dell'Annichiarico, dove c'è la descrizione del personaggio, Ciro Annichiarico, vedete, di Grottaldi, figlio di Vincenzo, di anni 43, e poi c'è la descrizione fisica a tutti coloro che, diciamo, avessero avuto la possibilità di prenderlo, quindi potevano anche ucciderlo, veniva anche assegnata una taglia, per cui era ormai l'Annichiarico era, come possiamo dire, spacciato da questo punto di vista. Qui c'è, si immagina come nel paese si apprese anche questa notizia, quindi si lesse il forbando, perché poi venivano date in tutti i paesi questi foglietti, questi manifesti, quindi affissi nei paesi, perché a tutti era consentito anche di prendere, di uccidere, di arrestare, insomma. La riflessione dell'Arcadio, del Poetastro, qui è molto, no, dice, ogni cristiano così stia avvertente, così stia attento, dice, ti piglia le armi contro gli soldati, sono a rispettare gli stinienti e lo soprabito di sua maestà, levate ogni pensiero dalla mente, ca Ferdinando e della Tanenuisce. Una professione più aperta di legittimismo borbonico non poteva esserci, no, per dire, quindi ben gli sta, questi che si pensano, i briganti possono fare quello che vogliono, no? E allora, il editto di cui parlavamo prima, diceva, il primo editto del re Ferdinando, gli interessati nei vari forbandi che saranno emanati sono pregati di dare notizia di se stessi e del perché della loro latitanza, anzi lo devono fare anche i loro familiari, non facendolo entro 8 giorni definitivamente sarà a tutti consentito di prendere e uccidere. E allora vedete qui questa immagine, c'è il brigante che scrive lui stesso la giustificazione, dice, ma come? La manda ovviamente ai giudici di Lecce, alla commissione creata apposta per il forbando, volete notizie dai miei fratelli, ma possono i miei fratelli dare notizie, cioè addirittura mettere me, lo faccio io di mio pugno e lo faccio dall'oscurità di questa grotta dove le vicende umane mi hanno costretto e relegato. E qui scrive questa, una lunga relazione che fortunatamente ci è pervenuta attraverso una fonte britannica 2 anni dopo la sua morte, della quale parleremo. È una lunga giustificazione, molto importante, perché ci mostra il vero personaggio dell'Annichiarico, non il volgare malandrino, ma appunto il personaggio dotato di un certo carisma, ma anche di una certa preparazione culturale, che ha intrapreso, costretto anche dalle vicende troppo umane, quella strada, il costretto, e che quindi ha cercato anche di portare avanti un suo messaggio politico, che non ha incontrato ovviamente il favore, per cui ecco, chiede comunque l'amnistia, che non gli viene, chiaramente non gli venne assegnata, mentre ad altri venne accordata, e quindi si rimette alla sensibilità della commissione, in base alle sue giustificazioni, di accordargli un perdono, ovviamente dichiarandosi a disposizione dell'autorità governativa. Così non fu ed era normale, e quindi egli venne definitivamente forbandito, vi vediamo una sua raffigurazione, e nel contempo, poiché
i Borboni in genere non riuscivano a mantenere l'ordine pubblico e a risolvere molti casi delicati, l'abbiamo visto già prima anche francese, sotto il decennio francese neanche il generale Corso Ottavi riuscì a prendere l'Annecchiarico. I Borboni invece ci tentano questa volta con un vero e proprio esercito, piccolo esercito mercenario, cioè mandano apposta nella provincia di Terra d'Otranto per debellare il brigantaggio, non solo l'Annecchiarico ma tutto il brigantaggio, il generale Riccardo Church, un irlandese al soldo dei Borboni, che aveva con sé un piccolo esercito formato da albanesi, camiciotti, svizzeri, insomma un esercito di 1200 persone che lui gestiva e che utilizzava per risolvere casi, no, per i quali veniva comandato dal governo centrale. In questo caso l'urgenza che si manifestò subito fu quella della Terra d'Otranto. Allora lui passò in Puglia, da Barletta, poi passò più avanti e venne, puntò subito, passò da Francavilla e a Lecce, dove si insediò, diciamo, stabilmente, anche se poi Francavilla era il teatro, diciamo, dell'azione militare per quanto riguarda la cattura dell'Annecchiarico. Quindi venne incaricato con pieni poteri, il cosiddetto alter ego, cioè il re è come se il re stesso, no, fosse e prendesse le decisioni attraverso la figura di Riccardo Church, quindi di vita e di morte, come di fatti avvenne. Il Church ebbe effettivamente potere e lo esercitò di vita e di morte senza tanti complimenti, mandando a morte le persone. Attenzione, questo personaggio che sembra un po' scomodo anche per noi, ovviamente, forse non c'è neanche simpatico, però in realtà poi, dopo l'esperienza pugliese e siciliana che fu fallimentare, mentre qui in Puglia risolvette almeno temporaneamente, passò in Grecia e lì si adoperò e dedicò tutta la sua vita alla diciamo, rivoluzione greca e per l'indipendenza della Grecia, diventando un eroe nazionale. Per cui oggi anche i greci celebrano il Church come eroe nazionale, un po' come noi celebriamo il nostro Garibaldi. Ecco, vedete, qui abbiamo ristretto l'azione che a questo punto ormai si prefigura per il brigante. Vedete, il circuito è da questa linea azzurra, all'interno della quale vedete San Marzano, Oria, Francavilla, Ceglie, Ostuni, leggermente quindi poi il confine della provincia di Bari e scendendo giù poi ovviamente per Taranto. Quindi questa è tutta la zona dove ci fu un accerchiamento vero e proprio a tenaglia della banda dell'Annecchiarico, finché poi il brigante si rifugiò nel territorio d'origine, quindi Grottaglie, come vedremo tra poco. Credo che non sia una novità quella che adesso vi dirò, però l'Annecchiarico aveva molti, diciamo, personaggi che lo, o per timore o per simpatia o per altro, per interesse, lo appoggiavano nei vari paesi. Qui c'è un piccolo episodio, visto che ci troviamo a Ceglie, di un celliese, diciamo, ebbe questo, come dire, questo episodio curioso riportato in una pubblicazione appunto dai ricordi del generale Church, in parte un po' gonfiata, però il fatto è reale, e anche il personaggio credo, che riguarda proprio un personaggio di Ceglie che è chiamato qui il maggiore vitale di Ceglie. Credo si tratti, da quello che ho potuto appurare così di condizione bibliografica, del maggiore Eligio Vitale, e appunto di Ceglie, che era un fervente carbonaro tra l'altro, il quale pare, o almeno così ho letto, obbligò tutti quelli della sua famiglia, le donne. No, ma quella non era Vitale, era Allegretti. Tutte e due? Sì, è quello leggero. E quindi a diventare carbonare, però le carbonare non si chiamavano così, si chiamavano le giardiniere. E quindi vedete un po', quindi era evidentemente infervorato, no? Da questa. Allora, qui c'è un piccolo episodio che vedo che il professore ovviamente Scadigna già conosce quasi a memoria, però gli altri non so, perché è molto gustoso tra l'altro. Un giorno, dopo pranzo, il generale Church si era ritirato nelle sue stanze.
per osservare alcuni rapporti e meditare certi piani, lasciando i suoi ufficiali e aiutanti di campo a divertirsi e ad occuparsi come meglio gradivano, quando sentì bussare alla porta. Un maggiore della gendarmeria, disse l'aiutante di campo che bussò, desiderava un'udienza riservata da sua eccellenza. Fu introdotto, perché il generale non rifiutava mai le udienze, nonostante molti avvertimenti dei suoi premurosi amici, i quali temevano che il pugnale dell'assassino, sta parlando della nicchia, potesse celarsi sotto qualche lungo mantello. Al generale non piacque molto l'aspetto del visitatore, un uomo che guardava basso e con aria irrequieta e imbarazzata, e gli disse duramente: «Che cosa volete? Siamo soli, potete parlare liberamente». Il maggiore sembrò addirittura perdere contegno per questo modo ruvido e rispose esitante che desiderava parlare Sua Eccellenza, non che avesse però niente di molto speciale da comunicargli. Il generale si rivolse verso di lui con altero disprezzo, fissando gli occhi astuti in viso al maggiore. «Che cosa significa ciò, signor maggiore? Ditemi subito, che cosa vi conduce qui? Perché domandate un'udienza riservata? Rispondete». «Quel povero abate!» Le parole gli uscivano di bocca esitanti, accompagnate da uno sguardo furtivo per vedere come erano accolte. «Oh, oh!» disse il generale con gli occhi sempre fissi sul suo interlocutore. «Che ne è di lui, di grazia?» «Ma forse Vostra Eccellenza lo guarda di malocchio». «Via, signor maggiore, potete negare che l'abate Annicchiari sia un birbaccione?» «Forse, Eccellenza, non è così cattivo come credete. Se Vostra Eccellenza volesse solo ascoltare le giustificazioni, dite, vi ascolto. Signore, egli era a Lecce un giorno o due giorni fa. Lo so, ebbene?» E siccome il maggiore lo guardava meravigliato, certo a sentire che questo fatto gli fosse noto, il generale aggiunse in tono più forte: «Vi ripeto la domanda. Che cosa siete venuto a dire di Don Ciccio Chiarico?» Il maggiore aveva l'aria di una persona che desiderava di essere in qualunque altro luogo o perlomeno al termine della sua missione, e disse esitando: «Ma egli è un bravo uomo, eccellenza, molto amato nella provincia». «Compiango di tutto cuore la provincia se ha simpatia per un simile mascalzone». «Ma egli ha amici potenti». Voi compreso, senza dubbio. «Ma tutto il distretto di Taranto è suo. È la vostra città di gente e i militi di cui siete così degni ufficiali». Il povero maggiore non veniva a capo della sua missione. Come poteva sapere quello strano inglese tutti quei fatti che egli avrebbe voluto fargli conoscere? È così. Quindi vedete, questo racconto del povero maggiore Vitali, che era andato a parlamentare per addolcire la posizione della Annicchiari e cercare di... in realtà poi precipita a suo danno, perché il generale Cerci a un certo punto si arrabbia e lo fa prendere dai gendarmi, lo mette per qualche giorno in gattabuio e poi lo rimanda in cima. E quindi cosa vuol dire questo? Che Annicchiari aveva molti aderenti anche nei vari paesi, e questo è un fatto notorio. La stessa cosa capita a Martina con il famoso anche Martino Recupero, un altro nobile martinese, che però molto più intelligentemente si adottò subito e addirittura invitò il Cerci anche a casa sua. E quindi, tra parentesi, dobbiamo dire una cosa molto semplice ma purtroppo cruda: come sempre accade, c'è subito chi si precipita per salvarsi. Quando si seppe che arrivava l'esercito del generale Cerci, la carboneria salentina, ecco, di punto in bianco, passò dalla parte del generale Cerci, anzi dice: «No, dobbiamo fare pulizia, dobbiamo mettere le toglie, brigate, chi era il più pericoloso?» L'abate Annicchiari. Allora, tutto sull'abate Annicchiari, e tutti gli altri si salvavano. Bene. Ovviamente però non solo i decisi, anche altri che fecero le spese, ma il grosso dei coloro che manovravano, pensiamo ad alcuni notabili leccesi, l'avvocato Astuti, il notaio Metraglia a Francavilla, gli Scazzeri, eccetera, tutti quelli preti, insomma, tutti si salvarono a danno, addirittura poi segnalando tutte le mosse dell'Annicchiari, che poi conducendo ovviamente l'esercito
a fare ovviamente un'azione militare vera e propria, come questa che ci fu a San Marzano, prima presso la masseria Neviera, con un primo scontro tra i briganti e il generale Cercio, poi nel paese, e poi altre piccole scaramucce nei paesi vicini, eccetera, e poi a Scasserba, una masseria vicinissima a Grottaglie, inglobata oggi nell'aeroporto. Qui c'è un'immagine d'epoca, si vedono ancora le pallottole del tempo che erano state conficcate nel portone d'ingresso. Qui questa masseria fu teatro di una strenua resistenza dei briganti, soli 3 o 4 persone tennero testa, un piccolo esercito, in questo caso di circa 500 persone, che assediò per tutto un giorno e la notte la masseria, e poi il giorno seguente capitolarono, perché l'Annicchiarico ebbe anche la promessa di, no, di aver risparmiata la vita con i suoi amici, cosa che non venne ovviamente mantenuta, e quindi venne portata a Francavilla, dove il giorno successivo, l'8 di febbraio del 1818, egli venne fucilato da solo, poi successivamente tutti i compagni suoi il giorno dopo, e con una cerimonia abbastanza anche eclatante in piazza, e venne fucilato, anche se gli aveva chiesto di essere fucilato al petto, venne fucilato alle spalle, come qui vediamo nella ricostruzione che è stata fatta. E il buon Arcadio alla fine della storia conclude dicendo: cari cristiani, stiamo tutti accorti, avete sentito tutta la storia, di questi avete sentito vita e morti, tutti dalla giustizia sono castigati. E questa è la conclusione, cioè non è possibile ovviamente per un legittimista borbonico che qualcuno potesse immaginare un governo diverso. Ora, come accadeva in quei tempi, le teste dei briganti venivano tagliate, essiccate nel forno, messe in una gabbia di ferro e portate nei paesi rispettivi, dove in luogo pubblico abbastanza visibile, in questo caso o alla porta della città oppure dell'orologio in piazza, venivano affisse. Qui una vecchia immagine della Grottaglie della fine dell'Ottocento, ovviamente. E poi il generale Cerci, dopo aver fatto la campagna contro i briganti in Puglia, che si era, a leggere anche questo lunghissimo rapporto straordinario, si era incentrato quasi esclusivamente sull'Annicchiarico, è in grado di poter rispondere al re dicendo che tutto era stato messo in ordine nella provincia, che era tornata felice come un tempo, una delle contrade più belle del regno, era ormai sotto il potere e quindi la condiscendenza del sovrano. E quindi qui veniamo adesso invece alla seconda parte. Io ho un po' sintetizzato la vicenda di questo brigante. Ora, dicevamo all'inizio, di questo brigante si è soltanto sentito in giro le leggende, il mito, eccetera. In realtà la parte storica è stata, e fortunatamente molte cose che abbiamo detto questa sera sono il frutto trasmesso da personaggi non italiani ma stranieri. Pensate che neanche 2 anni dopo che egli era morto, a Boston, in America, esce un libro, lo vedete qui, Lo Stato Politico dell'Italia, scritto da un importante militare, poi sindaco di Boston, Theodore Lyman, che fa una disamina molto severa dello Stato italiano, specialmente dello Stato Pontificio, dello Stato del Regno di Napoli. E pensate che, parlando del Regno di Napoli, del fenomeno del brigantaggio, per primo parla di Don Ciro Annicchiarico. Gli dedica alcune pagine, ovviamente ci sono molte imprecisioni, ma ci sono molte cose piuttosto precise sul personaggio, che ci fanno capire come subito su questo Don Ciro si impuntò l'interesse di vari viaggiatori, eccetera, che fecero appunto di lui subito un personaggio di rilievo da un punto di vista meno storico. Non vi leggo. L'anno successivo, 1822, a Londra esce questo libro. Si chiama Memories of the Secret Societies, cioè le memorie delle società segrete, e in particolare dei carbonari, scritte, uscite anonime, però sicuramente vede scritto questo volume da un console prussiano a Roma, ma anche a Napoli aveva molte aderenze, che si chiamava Bartoldi,
ecco, Salomon Bartoldi. Scrisse questo volume appunto sulle società segrete dell'Italia e all'Annicchiarico dedica lunghissime pagine sia sul personaggio, inserendo quella famosa giustificazione di cui abbiamo parlato prima. È la fonte più importante che esista per lo studio delle società segrete in Italia in periodo pre-unitario. Quindi sapere già questo, che l'Annicchiarico figura in questo volume per molte pagine, è significativo. Ecco, questi sono il frontespizio con l'antiporta del Re Ferdinando. Quel volume che avete visto prima, di cui stiamo parlando, è la copia appartenuta al generale Richard Church, che è quindi una copia firmata che si conserva a Grottaglie. Una copia che nelle pagine che riguardano appunto l'Annicchiarico vengono annotate di suo pugno, cioè del generale, per rimarcare, per rettificare o per confortare, diciamo anche con il suo giudizio, quello che l'autore molto diligentemente riporta. Quindi una fonte attendibile, questa dei memoirs, e che in questo caso arricchita anche dalle annotazioni autografe del generale Church. C'è addirittura anche la pianta della masseria di Serba, dove appunto, come abbiamo detto, avvenne l'estrema difesa dei briganti. Ma non basta. L'anno successivo, 1822, escono in Germania due pubblicazioni. Una è l'esatta traduzione di quella inglese che abbiamo visto, ed è questa, a cura di Heinrich Döring, e che più o meno ha lo stesso titolo, Memorie delle società segrete nel sud d'Italia, specialmente dei Carbonari, ed è la copia perfetta, una traduzione. Ed è una copia pirata, un'edizione pirata. Lo stesso anno esce invece l'edizione definitiva delle Memorie inglesi, curata dallo stesso Bartoldi, anche se non si firma, quindi arricchita, ed è questa dei Denkschriften, un'edizione tedesca che è molto importante, e quindi stampata a Stoccarda e a Tubinga, come dicevamo, nel 1822, dove si riportano non soltanto le notizie che abbiamo già visto nell'edizione inglese, ma anche altre particolarità in queste pagine appunto tedesche, quindi definitive. E c'è anche una versione inglese, pensate un po', di queste memorie, dove appunto si parla del Annicchiarico. Le varie riviste, pubblicazioni tedesche ovviamente commentano queste vicende. Qui c'è l'Allgemeine Literaturzeitung dello stesso anno, ed altre. Poi c'è il filone, si riprende il filone americano. Il filone americano è veramente impressionante, cioè questo personaggio viene, ecco qui, un po' creato, inserito nella leggenda e nel mito, e quindi viene proposto come un classico, no? Brigante, sotto anche questa vena romantica, presentato in un certo qual modo, però distogliendo un po' dalla verità storica. E c'è una pubblicistica, quindi una letteratura specifica su questo personaggio, molto impegnativa, e quindi sono tantissime pubblicazioni che ne parlano. Qui ne vediamo solo alcuni, però sono dozzine e dozzine di pubblicazioni, specialmente in America e nell'America settentrionale, cioè negli Stati Uniti. Ve ne faccio vedere solo alcuni, poi alcuni viaggiatori ovviamente anche ne parlano. Questo è di Londra. Poi c'è una pubblicazione dei banditi, appunto i briganti, del famosissimo McFarlane, che dedica un lunghissimo capitolo anche all'Annicchiarico. Anche McFarlane era stato in Italia e aveva sentito dalla viva voce di Morti le vicende dell'Annicchiarico, e anche aveva avuto contatti con Church. Poi c'è un'edizione addirittura spagnola, in questo caso a La Habana, Cuba. Qui lo chiamano Il proscritto de Calabria. Se sono ancora la Calabria di una volta, che anticamente la Calabria era la Puglia, no? E poi entra ovviamente nelle fiction, nei romanzi, eccetera, The Romance of Travel. Ci sono anche delle immagini che lo riguardano nella letteratura popolare. Ecco, arriviamo a metà 800, dove si parla nelle carte segrete
questa pubblicazione clandestina stampata a Capolago in Svizzera, delle famose memorie del generale Cerce, dove si parla appunto anche dei decisi, di Don Ciro, un celebre storico tedesco, Gervinus, ne parla anche lui abbondantemente, e poi rientra nella leggenda anche qui con i briganti celebri del Maurice Roy, tradotto anche in italiano, fino ad arrivare, e questo invece è il libro che sono i ricordi del generale Cerce, si collega alle memorie del Bertoldi, ma un pochino la nipote del generale Cerce, che tanto era morto, ricostruisce dando una venatura più romantica, un po' anche più libera, molte volte anche distorta, della realtà, appunto, della vicenda di Annicchia. Comunque questo è un libro importante perché diede la stura a molti studi specifici sull'Annicchiarico, a partire proprio dal nostro territorio e in particolare dagli studi di Pietro Palumbo, importantissimo storico di Francavilla, che sull'Annicchiarico ha scritto quasi tutto. Torniamo un attimo a quel famoso poetastro grottagliese. Finalmente anche Grottagli si ricorda di parlare di Don Ciro Annicchiarico, e il dottor Carrieri, importante clinico, autore tra l'altro di uno studio molto importante sul tarantolismo pugliese, incaricò alcuni suoi amici in particolare di fare una ricognizione tra i contadini, eccetera, tra le masserie, per riportare in vita quella famosa storia di Leonardo Arcado in versi dialettali. Fortunatamente, perché questa storia dialettale poi venne studiata subito da Pietro Palumbo ed è una delle fonti più autorevoli sulla storia dell'Annicchiarico. Qui c'è per esempio la prima pagina di questa trascrizione della storia di Don Ciro Annicchiarico dell'Arcadio. Nel 1901 esce un grosso romanzo in America, The Silver Spool, cioè il teschio d'argento. Il teschio perché? Sapete che il teschio era anche il simbolo della società dei decisi. Allora l'autore, questo Crockett, Samuel Rutherford Crockett, fa un bel romanzo, in questo caso va anche abbastanza, certo è un romanzo, si tratta di, non è storia, però è molto impegnativo, tra l'altro è anche molto voluminoso, corredato tra l'altro da molte bellissime immagini, quindi litografie del tempo, che ricostruiscono a suo modo, quindi romanzato, la vicenda della Nicchia. Qui c'è l'edizione di Toronto, però se ne susseguirono molte altre, fino a, diciamo, anche nei tempi più recenti. Ecco, qui scorriamo soltanto le varie immagini che corredano il romanzo, dove campeggia la figura appunto dell'Annicchiarico e anche di altri briganti, però è incentrata tutta su di lui. Ecco, una cosa curiosa che io ho intravisto in questa immagine a destra, la morte, presumibilmente forse del primo chierico che si venne ucciso, l'ubicazione. Guardate, in realtà al centro c'è effettivamente l'arco oscuro della Madonna del Lume, che specularmente è proprio uguale. Probabilmente so che l'autore venne anche in Italia, probabilmente sarà stata anche brutta perché è proprio ugualissima. E questa è l'ultima immagine, la fucilazione. Ecco le varie edizioni di Silver School, che venne anche tradotta in italiano, appuntate sulla rivista Musica, La Musica dei Musicisti. Gli studi impegnativi di Pietro Palumbo, molto importanti. Si parla a lungo nella storia di Francavilla, nel secondo volume della storia di Francavilla Fontana. Poi nella rivista storica salentina egli prende in esame con un giudizio positivo appunto della storia dell'Arcadio, la storia dialettale, e infine nel Risorgimento salentino se ne parla a lungo. Questa è la traduzione invece che venne fatta soltanto nel 1904 del primissimo volume che abbiamo visto del Bertoldi, l'edizione inglese, venne fatta nel 1904 a cura di Anna Maria Cavallotti. Si sono susseguite ovviamente molte altre pubblicazioni, quindi ne faccio solo un altro romanzo del 1928 del Solari Bozzi, ma è un romanzo d'appendice, non ha nulla di storico assolutamente. E invece queste sono pubblicazioni importantissime, questa di Antonio Lucarelli è diciamo la ricostruzione più forse
più appropriata, ecco, del personaggio inserito giustamente nel brigantaggio politico del Mezzogiorno d'Italia, cioè non è volgare malandrino, si tratta di un brigante importante del Mezzogiorno d'Italia, è brigante politico, e quindi non parliamo ovviamente di questo studio importante del Lucarelli. Poi c'è anche questo romanzo successivo del 59 di Mario Monti, Briganti italiani. Non è Monti, è il presidente, l'ex presidente del Consiglio, anche se di briganti ce ne sono tanti, no? Anche oggi, però non è Monti, è un altro. C'è questa ricostruzione, diciamo, drammatizzata che a suo tempo ho fatto io, un altro romanzo anche di Vincenzo Santoro, Al tempo di Re Lazzarone, ma è un romanzo anche questo, e ancora un altro romanzo che è uscito in America non molti anni fa, di Anthony Palange, Giove Tonante, la storia dei decisi, Jupiter the Thunder. Quindi come vedete, e poi c'è l'ultima pubblicazione di qualche anno fa, pure mia, che fa il punto della situazione da un punto di vista ovviamente storico sul personaggio, inserendo ovviamente anche tutte quelle particolari fonti anche inedite che hanno ricordato l'Annicchiarico e che riportano il personaggio dal mito e dalla leggenda nella storia e nella realtà. Per cui, poi c'è anche il nostro bravissimo Raffaele Nigro, che nell'ultimo, questo è uscito l'anno scorso, questo bel volume, ascoltate signori, dedicato alle cantate no brigantesche, inaugura questo volume, lo apre proprio con la cantata dell'Arcadio, che lui commenta, a segno che ancora oggi, vedete, gode di una certa popolarità il nostro personaggio. Ci stiamo avviando alla conclusione. Nel 1833, l'abbiamo anche visto e scorreva tra le immagini, una pubblicazione di Charles Macfarlane sui briganti in genere di tutto il mondo. Parlava quindi dell'Annicchiarico. Alla fine del lunghissimo capitolo dedicato all'Annicchiarico, anche quello di Macfarlane molto fatto bene, lui esce in questa espressione: la parte di questo volume che contiene le avventure di Ciro Annicchiarico, meravigliose come spesso appaiono, è perfettamente corretta, perché io sono stato in quella regione in quel tempo, sono trascorsi pochi anni, no? E ho conosciuto alcuni degli autori di quelle scene sanguinarie e ho ascoltato le storie dalle loro labbra. Bene potrebbe dire Byron: la verità è più straordinaria del romanzo. E si chiede e chiude, e chiudo anche io, dov'è lo scrittore di romanzi che potrebbe raccontare adeguatamente una vita come questa del prete brigante? La risposta ai posteri. Grazie dell'attenzione. Non lo so se qualcuno vuole chiedere qualche approfondimento, qualche altra cosa. L'autore, il relatore, nonché autore, Rosario Quaranta, è stato abbastanza chiaro nel tratteggiare la figura di questo prete brigante. E quello che mi ha impressionato di più è il riflesso che questo prete brigante ha avuto nella letteratura straniera. Capisco nella letteratura americana, il Far West, che certe personalità potevano avere anche un certo richiamo, ma mi fa specie nella letteratura inglese e tedesca che si parli di un brigante, di un prete brigante pugliese, e quindi del profondo sud. Tu ti sei dato una risposta per questa diffusione? Forse per via dell'idea di conoscerci, no? Sì, probabilmente. Sì. Confesso che è stata anche una sorpresa anche per me. Ovviamente il libro del Bertoldi era notissimo, cioè abbastanza noto. Però poi scoprire, e questa è stata una scoperta di questi ultimi anni, che c'è stato parallelamente anche un filone tedesco e anche americano,
sono rimasto anche un po', perché di questi, queste ultime testimonianze che avete anche qui visto, sono praticamente sconosciute. Le vedete qui per la prima volta, anche se erano, circolavano, vedete, in America abbondantemente, però nessuno mai si era preoccupato di fare una ricognizione al di fuori dell'ambito locale. Noi eravamo fermi a Lucarelli, alle pubblicazioni del primo Novecento, a Pietro Palumbo, però oltre quello non siamo a quelle, al volume della Cavallotti, però oltre quelle non si era andato. Fortunatamente poi, questo è un po' quando quella curiositas, no, che anima anche coloro che si dilettano di storia e che li portano un po' ad agganciare un volume all'altro, una pubblicazione all'altra. Poi quando, fortunatamente c'è da dire anche questo, che oggi è molto più facile cercare di scoprire e di rintracciare che cosa? I vari volumi attraverso questo potentissimo mezzo che abbiamo oggi, telematico, che è internet. Tutte quasi non tutte, ma buona parte di tutte queste pubblicazioni fortunatamente si possono addirittura reperire in internet. E quindi ecco, da questo è scaturito, perché prima era difficile. Uno che non conosce il tedesco, anche in Italia, figurati se fa studiare queste cose, a meno che non sia proprio uno specifico che dedica. Però quando invece poi capita, oggi è molto più facile, ecco, vedo che qualcuno annuisce, perché effettivamente così, semplicemente per chi ha fatto anche studi di questo tipo, no? L'importanza dell'editoria anche telematica, quindi nella divulgazione della cultura oggi, questa è una cosa importante, per cui io ho un giudizio molto positivo dell'utilizzo appunto di internet, nonostante i rischi ovviamente che ci sono, specialmente per i ragazzi, però a saperlo usare bene, specialmente per gli studi storici, è di una preziosità davvero straordinaria. Quindi, sotto questo aspetto siamo stati più fortunati. Alcune cose vanno verificate, però certo. Gli spunti validi, utili, validi. A margine si può anche dire questo, che purtroppo noi, parlo come grottagliese, ma forse anche un po', siamo un po' una casa comune, dei nostri personaggi, sì, abbiamo, diciamolo pure che l'abbiamo un po' trascurati i nostri personaggi, insomma, io parlo per il mio paese, se con un certo dolore vi dico, ovviamente no per la nicchiata, per esempio anche grossi personaggi come un santo, come Francesco De Geronimo, che noi stessi a Grottaglie